siamo con Matteo Salvemi alla Box Bollate e niente, stiamo proprio venendo una fase degli allenamenti. Senti, com'è nata l'idea di aprire questa palestra Bollate? Ma l'idea, dopo aver smesso di fare il professionista, ho cercato sempre di trasmettere quello che io ho imparato in tanti anni fra la nazionale, stando a militare nei carabinieri, ero dilettante in prima serie, quindi il pugilato per me è una cosa enorme. Ho avuto trasmetto la mia capacità a tutti questi ragazzi che sono qua in palestra. Diciamo che il pugilato è una cosa che tu hai dentro il cuore è una grande passione. Ma è una grande passione perché è una passione che proprio mi è nata sin da piccolo, quindi sperando che prima o poi qua esca un campione, un ragazzo valido. Senti, la palestra è davvero piena di ragazzi, sia sul ring che sotto il ring. Adesso stanno facendo un po' di sparring, ma certo. Qual è il segreto di tutto questo successo? Questi ragazzi vogliono imparare il pugilato. Ma dei ragazzi sono contentissimi di quello che fanno qua in palestra. Vogliono imparare, vogliono diventare, perché guardando tutte queste foto che ci sono in palestra, per loro sono il loro idolo, quindi questo idolo loro io trasmetto dentro di loro, che si allenano e sono anche contenti, ragazzini di 13, 12 fino a 20, 22 anni che si divertono, c'è chi lo fa amatoriale e chi lo fa agonisticamente, quindi la maggior parte poi sono tutti agonisti. Senti, magari un ragazzo inizia che è un pochino insicuro, poi tramite il pugilato acquisisce anche più padronanza del suo fisico e della famiglia. Ma sì, è vero, c'è ragione. Noi facciamo prendere la padronanza senza fargli pesare, di non essere troppi addosso a un ragazzo. È una preparazione che si fa come tutte le altre palestre, però io lo vedo diversamente, perché almeno il ragazzo dovrebbe essere più sicuro di sé. Sì, come praticare il pugilato, sì anche nella vita privata. Senti, parliamo anche dei benefici fisici di praticare il pugilato. Fisicamente, il fisico come diventa robusto, resistente? Ma qui vengono tanti ragazzi che noi vediamo che sono ragazzini gracili. Troppo gracili, e quindi alla fine gli faccio fare una preparazione diversa dal solito, sì, di preparazione anche di potenziamento, i pesi, e iniziano ad essere, si sentono di essere dei ragazzi. Io ho dei ragazzi che pesavano qua 46-47 kg, adesso peso 65-64, perché prendono la loro disponibilità, diciamo, di un fisico perfetto. Senti, parliamo anche degli agonisti che hai in palestra. Allora, gli agonisti che sono in palestra sono una quindicina, e in cui questi ragazzi qua mi danno delle belle soddisfazioni a me. C'è Bulla, c'è Giuseppe, un buon ragazzo abbastanza medio massimo, diciamo che va benino, c'è anche l'altro ragazzino che appena ha combattuto sabato, ha fatto un bel match, poi c'è quest'altro, lo chiamiamo il cavallo pazzo, che sarebbe la preda del ring di Bollate. E diciamo, dei ragazzi ce ne sono tanti che vogliono fare il pugilato, vogliono combattere. Quando salgono su ring per la prima volta, cosa provano? Beh, è normale, come tutti gli altri, come io quando sono salito la prima volta, ti viene quella... C'è un po' di paura? No, la paura no, perché io penso che il pugile, dal momento che sale sul ring, mette il piede nel ring, la paura passa, perché se avesse paura non salirà mai sul ring. E quell'adrenalina che ti manca in quel momento là, davanti alla gente, davanti al un arbitro, all'avversario, e l'attenzione, sì certo, è l'attenzione positiva, perché alla fine un ragazzo si trova davanti, non è soltanto il suo avversario, ma si trova anche con il pubblico a combattere, quindi è normale che poi gli passa la paura. Senti, abbiamo rubato già molto tempo ai tuoi ragazzi, adesso ti lasciamo continuare l'allenamento. Ringrazio molto te. E poi ci vediamo sabato al WSB, dove combatteranno i tuoi pugili. Sì, ti ringrazio molto. Grazie e buonasera. Grazie, buonasera.